Grazie. Sì, come avevo iniziato appunto a dirvi, la mia relazione vuole essere una sorta di riflessione introduttiva che tenterà di mettere a fuoco i cambiamenti del calendario civile italiano alla luce delle trasformazioni dei paradigmi memoriali in Europa. Partirei proprio da qui, cioè come sono modificate, come sono cambiate le coordinate della memoria pubblica in Europa dopo lo spartiacque rappresentato dal 1989. Mi rifaccio come punto di partenza all'elaborazione di Tony Judd, che aveva individuato alcuni già molti anni fa, direi, due fasi della memoria europea: la fase post-45, dal 45 all'89, e una fase invece appunto successiva al crollo del muro di Berlino e allo scongelamento, diciamo così, del mondo comunista. La prima fase post-45 era caratterizzata, secondo Giada, da due pilastri: uno rappresentato dalla costruzione del mito della resistenza, una visione epica, corale della resistenza, e l'altro pilastro era rappresentato dall'attribuzione ai tedeschi e alla Germania della colpa esclusiva per i crimini commessi nella guerra. They did it, loro l'hanno fatto, sono stati i tedeschi. Secondo Tony Judd, questa memoria, che era una memoria trasversale, condivisa a est come a ovest dai paesi che avevano subito l'aggressione nazifascista, era una memoria all'insegna della rimozione. Veniva rimosso che cosa? Tutta l'esperienza del collaborazionismo, e veniva rimosso il fatto che molti crimini erano stati commessi anche dai vincitori. Dopo l'89 si profila una situazione molto diversa, un cambiamento per certi aspetti radicale, e troviamo al centro dei paradigmi della memoria europea due diversi punti di riferimento, due diversi assi. Uno è rappresentato dalla memoria della Shoah e l'altro è rappresentato dall'affermazione del cosiddetto paradigma antitotalitario. Affermazione innanzitutto della memoria della Shoah, prima a ovest e poi progressivamente, non senza difficoltà, anche ad est, nell'Europa centrale orientale, quale mito fondante negativo, narrazione unificante della memoria europea. In fondo, appunto, la Shoah che cosa è stato? Il crimine per eccellenza commesso da europei contro altri europei. E dunque diventata, come appunto avevo appena accennato, paradigma della memoria occidentale. Enzo Traverso ha parlato della memoria della Shoah come una sorta di strumento di sacralizzazione dei valori costitutivi della democrazia, il pluralismo, la tolleranza e i diritti umani. I canali attraverso i quali si è affermata questa memoria sono molteplici, io li passo in rassegna molto velocemente. Lascio da parte ovviamente la produzione culturale sulla memoria della Shoah, molto, molto diffusa, pervasiva: cinema, TV, teatro, letteratura e quant'altro. Ci sono però anche altri canali, altri vettori di memoria importanti. Innanzitutto una specifica ricorrenza commemorativa, appunto la giornata della memoria, che in numerosi paesi ricorre, come sappiamo, il 27 gennaio, fra cui qui in Italia. Politiche di indennizzo per i sopravvissuti e i familiari delle vittime, commissioni statali che accertino la situazione patrimoniale degli ebrei, commissione Anselmi, commissione Martoli in Francia, creazione di fondazioni e musei. Ricordo, come così, solo a titolo emblematico, il memoriale agli ebrei d'Europa assassinati a Berlino, aperto nel 2005 accanto al Bundestag. Una serie di legislazioni antinegazioniste che cominciano da quella francese, la loi Gassot, del 1990, Austria 1992, particolarmente interessante questa legge in Austria perché per la prima volta viene sanzionato chi giustifica o minimizza grossolanamente la Shoah, Germania 94, Belgio 95, Spagna 95, eccetera, fino alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea, cosiddetta sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, del 28 novembre 2008, che ha in qualche modo uniformato, ha europeizzato le legislazioni antinegazioniste, è stata recepita in Italia nel 2016.
paradigma antitotalitario, l'altro tassello, mettiamo così, di questa memoria europea. Intendiamo con questo l'assimilazione dei crimini del comunismo ai crimini del nazismo. Una spinta in questa direzione si è avuta soprattutto dopo il crollo del sistema di controllo sovietico nell'Europa centrale ed orientale e lo scongelamento delle memorie nazionali tacitate fino a quel momento. Quindi è un processo questo che in realtà ovviamente a livello di elaborazione culturale era presente già ad ovest, ma subisce una sorta di accelerazione da est verso ovest attraverso un ruolo nevralgico giocato dalla Bundesrepublik, dalla Germania federale e in particolare da esponenti politici tedeschi della CDU, della Democrazia Cristiana Tedesca, che operano all'interno del Partito Popolare Europeo. Qui c'è un passaggio emblematico, è rappresentato dal 16° congresso del PPE, del Partito Popolare Europeo a Bruxelles, 4-5 febbraio 2004, a pochi mesi dal primo grande allargamento dell'Europa, che è del 1° maggio 2004, ai paesi dell'Europa orientale, e il congresso del PPE vota una risoluzione che si chiama appunto Condemning Totalitarian Communism, quindi è una risoluzione fondamentale che invita l'Unione Europea a condannare, elaborare una dichiarazione di condanna del comunismo e viene appunto elaborata l'idea della necessità di fare del nazismo e del comunismo un'eredità comune europea. In qualche modo la Germania fa da ponte fra i paesi come la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, che hanno avuto l'esperienza di 40 anni di regime sovietico, e i paesi dell'Europa occidentale. Ci sono dei passaggi, questi li ricordo in maniera molto schematica, 3 giugno 2008, dichiarazione di Praga, al termine di un convegno organizzato dal Senato della Repubblica Ceca, viene appunto elaborata e diffusa questa dichiarazione su coscienza europea e comunismo, in cui si sottolinea la necessità di rendere l'esperienza traumatica del comunismo, diciamo così, memoria condivisa a livello europeo, così come lo è la memoria della Shoah e del nazismo. Primi firmatari, non a caso, Havel, leader, no, della Repubblica Ceca, e Joachim Gauck, che successivamente sarà il presidente della Repubblica Federale. E in quel momento però è il responsabile dell'ente federale tedesco che gestisce gli archivi della Stasi. È interessante però i primi due firmatari, appunto chi ha organizzato l'iniziativa, Havel a Praga e un tedesco. Il 23 settembre 2008 il Parlamento europeo istituisce la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo, che era una delle richieste della dichiarazione di Praga, e individuando nel 23 agosto, appunto giorno della firma del patto Molotov-Ribbentrop, la giornata di commemorazione. Il 2 aprile 2009 abbiamo una risoluzione del Parlamento europeo su coscienza europea e totalitarismo che sostanzialmente recepisce tutte le indicazioni della dichiarazione di Praga dell'anno precedente. A conclusione di questo percorso all'insegna appunto dell'antitotalitarismo, lo semplifico, scusatemi anche per andare un po' velocemente, abbiamo nel maggio 2017, quindi molto di recente, l'inaugurazione a Bruxelles della Casa della Storia Europea, che è il principale investimento sulla memoria delle istituzioni europee, promosso dall'ex presidente del Parlamento Europeo Hans-Gerd Pöttering, anche lui un membro tedesco della CDU, e che ha anche molti meriti, questo non voglio parlarne male, ha molti meriti, però sicuramente ha un imprinting molto forte caratterizzato proprio dall'approccio antitotalitario, cioè l'assimilazione in qualche modo dei crimini del comunismo ai crimini del nazismo. Quali sono i cambiamenti principali prodotti con questa svolta, questa fase post-89? In maniera molto sintetica, si è passati dalla centralità della memoria dell'antifascismo e della resistenza alla centralità della memoria della Shoah e del paradigma antitotalitario.
dalla centralità della figura del partigiano combattente a quella della figura delle vittime della Shoah e dei totalitarismi, a fianco delle quali vittime si è affermata anche un'altra figura, che è quella dei giusti. Non solo i giusti, ma quelli più noti, no, che hanno aiutato gli ebrei perseguitati, ma in generale uomini e donne comuni che hanno aiutato, salvato tutti i perseguitati dai totalitarismi. E infatti anche qui ricordo che nel 2012 il Parlamento europeo, proprio su iniziativa di una onlus milanese che si Garivo, Gardens of the Righteous Worldwide, di Gabriele Nissim, ha istituito una giornata europea dei giusti, intendendo in questo, quindi estendendo il concetto di giusti dall'ambito, diciamo, della persecuzione antiebraica all'ambito di, diciamo, di tutti i totalitarismi. Da questo punto di vista c'è in qualche modo un incrocio, no, fra questi due fattori di riferimento del... Scusate, mi continuano a telefonare, non so, c'è un problema. Secondo me sono quelli del Partito Popolare Europeo. Sono quelli del Partito Popolare Europeo, infatti era proprio... hanno avuto qualcosa. No. Allora, aspetti... risolto il problema del Partito Popolare Europeo per ora, per il momento. Questa nuova conformazione della memoria pubblica europea ha rivelato e continua a rivelare alcuni aspetti problematici, ne individuerei almeno tre. Il primo, la competizione fra vittime del Lager e vittime del Gulag. In particolare possiamo rilevare che la memoria della Shoah è stata avvertita in molti paesi, in molti settori delle società dell'Europa centro-orientale come un ostacolo al riconoscimento del martirio nazionale patito a causa dell'oppressione comunista, e quindi si innesca una competizione. L'altro aspetto problematico, almeno dal mio punto di vista, è stata la rilegittimazione in chiave neopatriottica di figure del vecchio collaborazionismo filo-nazista e filo-fascista. Nei paesi dell'Europa centrale e orientale il recupero di una memoria nazionale di tipo identitario ha finito in molti casi per portare alla rilegittimazione di personaggi ed esperienze legate al collaborazionismo degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Vedi figure come il maresciallo Antonescu in Romania, Josef Tiso in Slovacchia, Ante Pavelic in Croazia e persino un caso, insomma, venne sulla ribalta della stampa, il caso dei giovani estoni che avevano militato nelle Waffen-SS, elogiati alcuni anni fa, nel 2007 per l'esattezza, come combattenti della libertà. A Tallinn c'è una targa dedicata a questi giovani delle Waffen-SS. Il terzo elemento è rappresentato dalla contrapposizione che si è rivelata piuttosto evidente soprattutto negli ultimi anni, dopo l'inaugurazione della Casa della Storia Europea a Bruxelles, la contrapposizione, dicevo, fra il modello tedesco di Vergangenheitsbewältigung, cioè il superamento del passato attraverso una sua rielaborazione critica, e invece quella che viene proprio definita la politica della storia, rivendicata e portata avanti ad esempio dall'attuale governo polacco, fondata sul culto, così la sintetizzo, delle glorie patrie e il ricordo delle sofferenze patite dalla nazione. Un atteggiamento autocritico come quello tedesco è considerato invece frutto di una sorta di cultura della vergogna che offuscherebbe appunto i meriti della nazione. Quindi sono due poli opposti e contrapposti, quello della Germania e quello ovviamente rappresentato dalla Polonia. Ricordo che in Germania, il giorno dell'unità tedesca, il 3 ottobre, non c'è nessuna parata militare. Credo forse sia l'unico paese al mondo in cui il giorno della festa nazionale non ci sono militari. Si critica il cosiddetto Urrà patriottismus, il patriottismo dell'Urrà. Invece si propone un patriottismo costituzionale. Il 3 ottobre, fra le tante iniziative che fanno in Germania, c'è quello del giorno delle moschee aperte. Si aprono le moschee, come dire, c'è una volontà di promuovere una società appunto multiculturale e multietnica. Il motto tedesco dell'unità nazionale è: uniti nella diversità,
per una decina d'anni ci si riferiva al fatto che dovevano unirsi Vessis e Ossis, da qualche anno però invece ci si riferisce esplicitamente al carattere appunto multietnico della società tedesca. E in Italia, come premessa partirei così, richiamo velocemente l'offensiva culturale del revisionismo degli anni Ottanta, che si è mossa lungo due direttrici: la critica in chiave anticomunista e antitotalitaria dell'antifascismo e della resistenza, e come asse di legittimazione del sistema politico, e l'altro asse la costruzione di una raffigurazione edulcorata del fascismo, no, una dittatura bonaria di matrice defeliciana, appunto come una dittatura benevola, molto diversa, non assimilabile ai tragici totalitarismi del Novecento, quello nazista e quello comunista. Ma il vero momento di svolta dopo questa, diciamo, fase della, su cui veramente l'accenno basta, se no non ce la facciamo, il vero momento di svolta è rappresentato dal punto di vista politico dal crollo della cosiddetta Prima Repubblica all'inizio degli anni Ottanta, con la scomparsa o il drastico ridimensionamento dei partiti che avevano animato il Comitato di Liberazione Nazionale e scritto la Costituzione, e l'avvento di una destra di sistema animata a forze politiche prive di legami di discendenza diretta con la Resistenza, Lega Nord o Forza Italia, o addirittura legate alla memoria antagonistica e rancorosa di Salò, Movimento Sociale Italiano, poi certo trasformatosi in Alleanza Nazionale. Qui allora il passaggio qual è? Il passaggio è dal lavoro sul piano culturale degli anni Ottanta, no? Le polemiche che troviamo sulla stampa, sui giornali, dagli spazi degli storici, le televisioni, a vere e proprie politiche della memoria che vengono messe in atto da posizioni di governo, sia a livello amministrativo sia a livello centrale. Vi ricorderete negli anni 90, metà degli anni 90, non appena, diciamo, soprattutto all'indomani dell'elezione del governo Berlusconi, fu rivendicata con forza l'esigenza di costruire una memoria condivisa, che è una memoria fondata poi sul richiamo, sulla rivendicazione di una pacificazione, parificazione fra le vecchie parti contrapposte, fascisti e antifascisti, in nome di che cosa però? In nome dei valori nazionali, cioè si diceva che l'antifascismo è un universo di valori contrappositivo, questa è la posizione della destra. Siccome c'è un'Italia che per metà votata da un'altra parte non si riconosce in quei valori, l'antifascismo non è più elemento coesivo per la Repubblica, è un elemento contrappositivo. Dov'è che si vanno a cogliere invece elementi coesivi? Proprio nell'universo di riferimento tradizionale della patria, della nazione. Ecco allora che si riscoprono i ragazzi di Salò, una visione benevola, no? Dei ragazzi di Salò, si esalta il loro, quello che Stuart Wolfe ha chiamato il loro patriottismo etico, e in qualche modo i ragazzi di Salò diventano qualcosa di simile ai giovani estoni delle Waffen SS che contemporaneamente vengono riscoperti in Estonia. Il maresciallo Graziani, cui si dedica il monumento ad Affile, è come Antonescu o come Pavelic. Quindi l'Italia in qualche modo è, sto ragionando sempre sulle politiche pubbliche e la memoria, è sulla stessa scia d'onda, diciamo così, di quello che abbiamo visto in Europa orientale. È anche il periodo in cui a livello di toponomastica fioccano le strade e le vie dedicate a esponenti del fascismo, il busto in bronzo ad Araldo di Trollalanza sul lungomare a Bari, o una piscina addirittura all'Aquila dedicata a uno, al segretario PNF di Serena, non solo a persone poco conosciute. L'altro aspetto è la rinnovata contestazione dell'antifascismo e della resistenza in chiave antitotalitaria. Anche in Italia l'antitotalitarismo diventa una sorta di grimaldello per chiedere modifiche sostanziali dell'assetto memoriale vigente, e qui la richiesta più radicale è quella avanzata soprattutto da Forza Italia di sostituire il 25 aprile con il 18 aprile 48. È una richiesta che viene lanciata già da Berlusconi nel 98, viene reiterata successivamente, soprattutto ad esempio nel 2005, l'occasione appunto dell'anniversario, sul domenicale di Marcello Dell'Utri, diciamo non era una campana poi così, diciamo, ma ecco, c'è una campagna per chiedere
la sostituzione del 25 aprile con il 18 aprile 48, quindi al momento in cui il blocco delle forze liberali cattoliche moderate hanno fatto da argine, no, alla sfida social comunista totalitaria, l'ultimo tentativo in questa direzione viene fatto nel 2011, ultimo governo Berlusconi. C'è una raccomandazione al governo di un deputato del PDL, Fabio Garagnani, che appunto invita il governo Berlusconi a effettuare questa modifica. Non è che anche dall'altra parte ci sia una totale intransigenza e impermeabilità rispetto a una richiesta di questo tipo in senso antitotalitario. Ad esempio, proprio il sindaco di Trieste, Riccardo Illy, eletto a sinistra con l'Ulivo, se non ricordo male, a un certo momento, all'inizio degli anni 2000, effettivamente dice sì, dobbiamo cambiare il 25 aprile, dobbiamo trovare una data, una festa nazionale che ricordi le vittime e tutti i totalitarismi. Non so, forse no, poi Puglia ci dirà, conosce meglio la situazione, non so se lui aveva proposto, individuato effettivamente una data specifica. Qui si pone una questione, siccome questa proposta, diciamo in chiave antitotalitaria, è condivisa anche dall'Alleanza Nazionale. Allora, una domanda è, ma la destra di matrice, chiamiamola post-fascista, non ha problema a utilizzare la carta dell'antitotalitarismo in quanto dietro al fascismo? No, non ha un problema perché rivendica esplicitamente, gli esponenti di AN rivendicano esplicitamente la lettura del fascismo di De Felice, per cui il fascismo non è un totalitarismo. Quindi l'antitotalitarismo non ci pone alcun problema. Anzi, sono gli altri, sono i comunisti che non hanno fatto i conti col proprio passato che devono fare i conti col proprio passato. Quindi al massimo, ecco qui ora si incrociano di nuovo le due questioni, antitotalitarismo e memoria della Shoah, al massimo cosa è opportuno fare? È opportuno fare i conti con l'aspetto del totalitarismo fascista, anzi di quello che viene considerato un non totalitarismo fascista, con fare i conti con l'aspetto considerato allora culturalmente più inquietante, più imbarazzante, cioè l'antisemitismo. E infatti è proprio sulla questione dell'antisemitismo, sulle leggi razziali, che si compie quello che Stefano Pivato ha definito il rito di purificazione di Gianfranco Fini. Gianfranco Fini, come sapete, ha uno degli esponenti di spicco dei governi Berlusconi, alleato di riferimento. Nel 1999, Gianfranco Fini ancora nel 94, ora per capire poi anche la dimensione politico-diplomatica di queste operazioni, nel 1 aprile 94 aveva rilasciato un'intervista alla Stampa di Torino in cui aveva definito Mussolini il più grande statista del secolo. Questo aveva sconvolto le cancellerie europee, aveva creato moltissimi problemi. Cosa succede in Italia? Abbiamo, virgolette, lo sdoganamento non di Fini ma confini del fascismo, e Fini compie quindi un rito appunto di purificazione che significa anche un percorso di, come dire, di tranquillizzazione delle cancellerie europee, facendo che cosa? 1999, visita ad Auschwitz, intervista nel 2002 ad Arez in cui chiede scusa, il giornale israeliano, in cui chiede scusa per le leggi razziali. Visita poi in Israele nel 2003, diplomaticamente preparata molto, in maniera molto accurata, in cui lui appunto condanna il fascismo come male assoluto in quanto corresponsabile della Shoah. Fini in realtà questo percorso di resa dei conti al proprio passato, devo dire, lo fa effettivamente, perché subito negli anni successivi arriva ad esprimere una condanna, diremo, incondizionata di tutto il fascismo come dittatura, e una condanna incondizionata dell'RSI. La sua parte politico-culturale in realtà tende a limitare così la condanna del fascismo all'antisemitismo, come se l'antisemitismo, l'introduzione delle leggi razziali, fosse stata l'unica macchia del fascismo. Ovviamente il percorso di Fini, cioè aver focalizzato la resa dei conti col fascismo, almeno in questo primo momento, esclusivamente sull'aspetto delle leggi razziali, ha a che fare con la cultura generale italiana del momento, non solo italiana, europea, l'abbiamo visto in precedenza, che è connotata da una centralità della Shoah nella memoria culturale.
ricordo semplicemente un anno, cioè un anno cruciale, indicativo, 1997, in Italia esce il libro di Rosetta Loi, La parola ebreo, che è un grande successo, La vita è bella di Benigni, il documentario Memoria di Ruggero Gabbai, e la Rai, Rai 1, manda per la prima volta Schindler's List di Spielberg, solo per dirvi qual è la presenza, la penetrazione a livello culturale della memoria della Shoah. E come anche esito di questa 5 minuti, allora vado velocissimo, 20 luglio 2000, appunto istituzione del giorno della memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Questa è la definizione della legge, si chiama così. Metto in evidenza 4 punti. Primo, la data. Si sceglie il 27 gennaio, come sapete, legata alla liberazione del campo di Auschwitz, non il 16 ottobre, come era stato auspicato da Furio Colombo, che ha presentato la legge alla Camera, quindi una data così, che è stata definita internazionalista, il 27 gennaio, al posto di una data che poteva richiamare l'Italia, cioè un coinvolgimento più diretto dell'Italia, ad esempio in Francia si è fatto una scelta di questo genere scegliendo il 16 luglio, ricordo del grande rastrellamento il 16 luglio 42. Altro punto, è vero, nel testo della legge si pensiona la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, quindi c'è un riconoscimento in qualche modo del coinvolgimento italiano, ma si evita accuratamente di usare la parola fascismo, che non ricorre in nessun punto della legge. Altro punto, punto C, il ritorno dei bravi italiani. No, l'immagine del bravo italiano salvatore di ebreo era stata radicalmente contestata a partire dal 1988 dagli storici, sostanzialmente, torna in auge con la legge. Certo, c'è un passaggio nell'articolo 1 che appunto invita a fare memoria, a ricordare anche coloro che, cito proprio l'articolo, in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Questa è una cosa che c'è anche nella dichiarazione del Forum Internazionale di Stoccolma, quindi non è un'invenzione italiana, non ce la siamo messa per dire quanto siamo bravi o siamo stati bravi a salvare gli ebrei, c'è a livello internazionale, in Italia però in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che poi nelle prassi celebrative, nelle prassi commemorative, diventa centrale, ritorna ad essere centrale la figura del bravo italiano. Giorgio Perlasca è l'emblema di tutto, no? Giusto fra le nazioni, ex volontario fascista. Emiliano Perra, che è uno storico italiano che lavora all'estero, ha parlato di Giorgio Perlasca come del centro della memoria della Shoah in Italia. Forse è un po' esagerata questa espressione, ma sicuramente per i Perlasca, i Palatucci, i Guelfo Zamboni assume un rilievo di un forte rilievo nella nuova cultura della memoria legata alla Shoah. Punto molto importante e delicato riguarda il ribaltamento dei rapporti fra memoria della resistenza e memoria della Shoah. Come avete visto, ci sono due categorie, gli internati militari e i deportati politici, che adesso menzionate dentro la legge. Mentre fino a tutti gli anni 70 la memoria della Shoah non aveva avuto un suo spazio autonomo, ma era come incastonata dentro la memoria dell'antifascismo e della resistenza, adesso il processo è esattamente inverso. La memoria dell'antifascismo e della resistenza che si va a collocare in qualche modo, ritrova una legittimazione della memoria della Shoah. Robert Gordon ha parlato di un'inversione del punto focale, prendendo come esempio le fosse ardeatine. Questo è molto significativo. Fosse ardeatine, un massacro, una strage che è sempre stato luogo della memoria, punto di riferimento della memoria dell'antifascismo e della resistenza, dagli anni 90 in poi, da Kripke in poi, si trasforma in che cosa? In quello che lo stesso Napolitano, il 25 aprile 2014, cioè parlando in occasione del 25 aprile, definisce le fosse ardeatine un vero e proprio sacrario delle vittime di un bestiale antisemitismo. Ora, è vero, ovviamente c'è anche l'antisemitismo alle fosse ardeatine, 75 delle 335 vittime erano state ebrei, ma non c'è solo l'antisemitismo. Mattarella in questo caso ha corretto adeguatamente il tiro e ha riportato
le dimensioni, sia quella antisemita sia quella, diciamo, della violenza fascista contro gli oppositori. Una storia come Emanuela Consonni è arrivata ad affermare che, lo cito, lo sterminio ebraico è rimasto da solo a difendere la storia e la memoria dell'antifascismo. Qui c'è, mi spiace non ci sia Guri oggi, Guri Schwarz, perché non poteva per motivi familiari essere presente, perché ha analizzato molto attentamente il rapporto fra memoria della resistenza e memoria della Shoah, e, però insomma magari ne parliamo successivamente. Resta, certo, questo processo di inversione, diciamo, di rapporti, non so se usare il termine rapporti di forza, forse si può anche usare, fra memoria dell'antifascismo, della resistenza e memoria della Shoah effettivamente in atto, sottolineo però che la resistenza è rimasta il cardine della memoria istituzionale. Cioè se noi prendiamo soprattutto già Scalfaro, ma maggior ragione Ciampi, Napolitano, Mattarella, che hanno svolto un ruolo fondamentale di pedagogia civile della memoria, ebbene, nonostante anche il loro tentativo di creare una memoria intera, di allargare il perimetro delle memorie nazionali, il baricentro resta la memoria della resistenza, interpretata in chiave neopatriottica, comunione di popolo e forze armate, però resta quello. Allora, mi prendo 2 minuti per dire due cose sul giorno del ricordo. Intanto, quindi, la legge che istituisce il giorno del ricordo in memoria delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata era già stata, come dire, ventilata, proposta durante il dibattito parlamentare sulla Shoah, e la destra aveva chiesto in quell'occasione una giornata dedicata alle vittime e tutti i totalitarismi, quindi tornano queste dimensioni di cui abbiamo parlato prima. Che caratteristiche ha questa memoria delle foibe? Innanzitutto è una memoria, direi abbastanza evidentemente, contrapposta a quella del 25 aprile, alternativa, antagonistica, è concorrente anche con la memoria della Shoah, al cui modello però si richiama, questo è molto interessante e importante secondo me. Ad esempio Maurizio Gasparri, che ha avuto un ruolo importante nel promuovere anche come ministro delle telecomunicazioni la memoria delle foibe, ha parlato delle foibe come della Shoah italiana. Anche, ad esempio, il documentario Il cuore nel pozzo, che è, appunto, è stato promosso, patrocinato da Maurizio Gasparri, è andato in onda nel febbraio 2005, primo anno delle commemorazioni, celebrazioni delle foibe, con 17 milioni di telespettatori, presenta ad esempio raffigura i carnefici comunisti jugoslavi con gli stessi stilemi dei carnefici dell'SS, hanno stivali neri, hanno i cani feroci che aizzano contro gli italiani. Altro elemento di questa, diciamo, imitazione del modello della Shoah, quello ha citato prima proprio Paolo Pezzino, il recente tentativo del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia di applicare anche al caso delle foibe la legge antinegazionista del 2016. Questo è evidente, lo temevamo, nel senso, era un'ipotesi che avevamo posto così, arriverà forse un giorno in cui qualcuno proverà a accusare dal punto di vista legale, qui sono previste sanzioni penali fino a 3 anni di carcere, arriverà forse un giorno con un determinato orientamento politico prevalente, e in effetti l'abbiamo arrivato forse un po' troppo presto. E ricordo, per capire secondo me un po' meglio, poi non voglio rubare spazio alla Tullia, dopo ci parlerà specificamente di questo tema, ma secondo me dobbiamo tenere presente una cosa importante, cioè quando nel 91-92 implode la Jugoslavia, il movimento sociale italiano, a partire da Roberto Menia, cioè colui che propone, il deputato di AN, che poi propone la legge sul giorno del ricordo, cominciano ad accusare il governo italiano di essere rinunciatario e provano a riaprire la questione del confine orientale, non riconoscendo più gli accordi di Osimo del 75, lo dicono esplicitamente,
lo dice Menia, lo dice Mirko Tremaglia, l'Italia ha fatto degli accordi con la Jugoslavia nel 75, la Jugoslavia non c'è più, al suo posto c'è la Slovenia, c'è la Croazia, noi dunque non riconosciamo più la base di quegli accordi, possiamo, dobbiamo rimettere in questione tutta la questione del confine orientale, compreso anche proprio le questioni territoriali, non solo la questione dei beni patrimoniali degli italiani espulsi, non solo la questione giudiziaria, si chiede in questo momento di fare i processi contro i responsabili delle foibe, addirittura la questione del confine. Quindi non ci stupiamo poi se la versione della appunto della memoria delle foibe che viene, che passa, no? Diventa legge nel 2004 e viene, diciamo così, è frutto di un voto bipartisan, no? Perché tutto il Parlamento la vota a favore, escluso Rifondazione Comunisti Italiani. Quello che colpisce è che anche da un punto di vista culturale, e ci sono magari anche buone ragioni per approvare una legge del genere, quello che invece, non, diciamo, dal mio punto di vista, non è comprensibile è l'accettazione anche, diciamo, da quella parte della sinistra che ha accettato la legge sulle foibe, l'accettazione della versione della memoria sulle foibe proposta dalla destra, che è la vecchia versione tradizionale del movimento sociale, quindi le foibe come atto di mera pulizia etnica dettato da odio anti-italiano. E c'è questo mea culpa, no, dei DS, Fassino, Veltroni, che dico noi abbiamo sbagliato, dobbiamo, e non c'è il tentativo di proporre, almeno in questa fase iniziale, no, una memoria diversa che ad esempio tenga conto del contesto, tenga conto delle persecuzioni fasciste contro le minoranze, tenga conto dei crimini di guerra italiani, non per giustificare, ma insomma per avere una memoria. Qui c'è un passaggio però, perché il primo Napolitano nel 2007 fa un discorso completamente in linea con questa, chiamiamola, vulgata di memoria rancorosa, antagonistica, contrappositiva, nazionalistica, parla ad esempio, intervenendo il giorno delle foibe, di moto di odio, di furia sanguinaria, di un disegno annessionistico slavo, di sinistri contorni di pulizia etnica, quindi usa un lessico che è appunto, come dire, consentaneo, è allineato a una certa interpretazione. Non a caso questo suscita una crisi diplomatica, proprio perché dietro non sono solo parole, neanche solo parole di un Presidente della Repubblica, dietro ci sono le posizioni di Alleanza Nazionale che non riconosce Osimo. E allora, reazione Presidente croato Mesic, e però qui devo dare atto a Napolitano, già dall'anno successivo virata, cambiamento del Quirinale, opportuno cambiamento del Quirinale, che prova a fare che cosa? A trasformare la memoria delle foibe da memoria nazionale contrapposta a memoria europea riconciliata. A partire dall'occasione del concerto per la pace che si tiene a Trieste nel luglio 2010 con il maestro Muti, una serie di iniziative congiunte col presidente sloveno, col presidente croato, che in qualche modo cosa fanno? La direzione è quella di un mutuo riconoscimento delle colpe storicamente i paesi hanno avuto l'uno nei confronti dell'altro, vanno ad esempio a visitare insieme, mi sembra una lapide ricorda l'incendio in Narodny Dom, e poi vanno insieme al monumento che ricorda invece le vittime italiane dell'esodo, e in vista di che cosa? Di una collaborazione nella Casa Comune Europea. Questo processo va avanti, ci sono altre tappe, anche la celebrazione al Quirinale nel febbraio 2012, governo Monti, con relatori Raul Pupo e Andrea Riccardi. E questo però è un processo che con una certa mia sorpresa ha avuto un po' una battuta di arresto con l'ultimo discorso di Mattarella, che invece, pur cercando di mettersi in una linea di continuità con Napolitano, però in alcuni passaggi del suo intervento ha appunto parlato di, no, di pulizie etniche, in un altro intervento, a dire la verità a questo, e ha usato parole, diciamo, di critica verso non solo i presunti negazionisti ma anche i riduzionisti, che sono poi i passaggi che sono stati in qualche modo strumentalizzati poi dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per quella mozione di cui si è parlato. Io chiudo
ricordando, perché ora abbiamo parlato di quello che è stato fatto, vi ricordo una cosa invece, altre proposte, su proposte di legge per istituire alcune giornate alternative che non sono passate, ma credo non sono neanche, non si conoscono nemmeno. Nel 2006 furono avanzate due proposte, una per l'istituzione del giorno della memoria in ricordo delle vittime africane durante l'occupazione coloniale italiana, proposta Jacopo Venier, e un'altra per l'istituzione della giornata della memoria delle vittime del fascismo. Era il 2006, queste sono l'ultima era proposta da Severino Galante, queste proposte quindi da comunisti italiani, credo anche deputati di Fondazione Comunista, queste proposte che andavano in una direzione completamente diversa, recepivano una serie di acquisizioni storiografiche appunto degli anni 90 e degli anni 2000 sui crimini italiani sia nelle colonie sia in generale in Europa. Queste proposte sono completamente naufragate, anzi non credo non abbiano fatto neanche nessun passaggio e sono rimaste in qualche modo silenti, credo anche a livello di opinione pubblica nessuno ne sa niente. E, quindi ora io non so, una vera e propria conclusione non ce l'avevo, volevo portare diciamo, l'attenzione a questo, così volendo proprio mettere... fare una riflessione conclusiva, io ho notato nell'azione di Mattarella un tentativo che io trovo e condivido interessante di riallineare e stringere il legame fra memoria della Shoah e memoria dell'antifascismo e della resistenza, quando subito dopo aver nominato Liliana Segre senatrice a vita ha fatto un intervento in cui ha ricordato che il fascismo non è una cosa sbagliata solo perché ha fatto le leggi razziali o ha fatto la guerra, ma è una dittatura che va condannata a tout court, e in questo importante discorso quindi ha in qualche modo rimesso insieme, intrecciato di nuovo le due memorie, quella della Shoah e quella della resistenza. Mi ponevo poi il problema, lo pongo, che poi dobbiamo discuterne un po' anche questo pomeriggio, no? È prevista una fase seminariale, sul valore, chiamiamolo così, universale che può avere non solo la memoria della Shoah in funzione antirazzista contro la xenofobia e il razzismo secondo le linee dell'Unione Europea, ma anche la resistenza, no? Come esperienza di impegno di lotta per la democrazia, la libertà, per i diritti sociali, altra grossa questione che è tornata fuori dopo la crisi economica del 2008. E anche pensando alla capacità che dovremmo avere di parlare anche ai cosiddetti nuovi italiani, no? Alle nuove generazioni che provengono da altri paesi. E qui mi è venuto in mente, diciamo, non sono così pessimista al riguardo, mi ha molto colpito ad esempio vedere il successo internazionale di Bella Ciao negli ultimi anni. Cioè Bella Ciao, che qui non si cantava più perché era una canzone comunista ed era divisiva, vi ricordo che al Festival di Sanremo nel 2011, qualcuno propose di cantare, Gianni Morandi propose di inserire nel repertorio Bella Ciao, fu detto no, assolutamente no, se volete cantare Bella Ciao dovete cantare anche Giovinezza, e allora non se ne fece di niente. E invece se uno appunto apre un po' gli occhi e guarda al mondo, Bella Ciao l'hanno cantata i giovani turchi che protestavano contro Erdogan a Gezi Park, i giovani di Hong Kong nella rivoluzione degli ombrelli e protestavano contro il governo cinese, l'hanno cantata a Parigi quando sono stati, no, ai funerali dei giornalisti di Charlie Hebdo. Cioè è un canto, diciamo, laico così, che appunto esalta i valori repubblicani, direi io, e che in qualche modo mi fa ben sperare sulla capacità di riscoprire e diffondere un messaggio importante. Grazie.